La nostra sessione, se vi ricordate, era terminata nel momento in cui il drago aveva distrutto per intero quello che era la stiva della nave. E insieme alla stiva della nave, i rumori di esplosioni che si sono susseguiti, ovviamente, facevano capire che erano esplosi anche i motori dell'aeronave. Hikchan, piano B! E finalmente Ok. estraggo il mio zaino di pelle, dove ho dei guanti che indosso velocemente, sono i miei guanti da lavoro. Il mio ragionamento è, in questo momento noi dobbiamo planare, quindi vorrei utilizzare o una delle aste della balista o un palo della nave se c'è, e creare un sistema di cablaggio con i materiali che ho, per far sì di creare proprio la bolla del paracadute attaccata a un palo e direi a tutti di aggrapparsi tipo altalena. La nave si ribalta tutto verso il fianco opposto all'esplosione e il motore che era attivato dal lato sinistro salta in aria. L'aeronave comincia a girare su se stessa verso il fianco destro. Il capitano appena capisce qual è la situazione, dopo che ha sparato il colpo all'occhio del drago, lascia subito quello che è la sua balista. La balista sta per scendere come era all'inizio, come era apparsa, ma sembra incastrarsi sicuramente a causa dei danni che ci sono stati alla nave. Ci sono le scialuppe di salvataggio nei piedi di sotto. È l'unico modo che abbiamo probabilmente per salvarci. Io devo aiutare gli altri. E comincia a correre all'interno. E Khan prende Lyra su una spalla e si butta giù dalla nave, senza pensarci due volte. A un certo punto, sotto di voi, si aprono alcune assi. Gavin e Glass, riuscite istantaneamente ad allontanarvi da quello che è lo squarcio che si sta continuando ad aprire. Probabilmente c'è un incendio all'interno della nave che sta facendo saltare in aria tutte le travi. Mentre per quanto riguarda Xeni, come detto, stavi cercando di prendere una delle aste della nave. Ma nel prendere una delle aste, alla caduta della trave, l'asta ti cade dalle mani e cade verso il centro della nave e poi entra dentro il buco centrale e l'hai persa per sempre. Tu, Miranda, per un attimo, una delle travi sotto i tuoi piedi si lascia andare, una delle tue gambe rimane incastrata e quando stai cercando di togliere la gamba, da riprenderti per rialzarti, si aprono altre travi e cominci a cadere, ma a rimanere appesa ancora al Se ponte. posso, io salvo Miranda. Nel momento in cui la nave si affossa da un lato, quindi incespico, scivolo, nel rialzarmi vedo lei che crolla e quindi mi do la spinta per andare da lei e afferrarla e cercare di ritrascinarla su. Quando vedo che sono però viva, mi giro per un istante dietro di me, vedo chi mi ha preso, fisso Glass. Grazie. Perfetto, vedi che si dà una spinta con un braccio e guarda verso Xeni. Tu mi vedi proprio rimbalzare, no? Mentre arrivo con un angolo, te lo tendo. Non so Ok. se lo afferri di riflesso, Sì. però vedi che mi sposto subito e sto cercando di tendere il telo più possibile per creare un attrito con la caduta in modo da farci sollevare. Ah, Io quindi cerco passo il Gavin. mio lato direttamente a Miranda e vado a correre a prendere l'altro a questo punto. Io prima di fare questa cosa li guardo e gli dico: ma siamo sicuri che non possiamo prendere una scialuppa di salvataggio? Perché pensi che funzioni, no? Ci possiamo aggrappare, sì. Guardo il telo. Mentre siete Allora. lì, sentite proprio scricchiolare il legno e comincia ad ardere sotto i vostri piedi, proprio. Sì, vedete Pikchan che ritrae la testa, avendo meno collo di prima, diventa una specie di cono lungo. E tenendo con l'altro braccio lo indirizzo ve verso il Questa è la centro. faccia, cioè lui così. Non Pikchan è a testa in giù, lo so. col culo verso l'alto, che ovviamente si riallarga. E vedete questa energia rossa perché inizia a crearsi. Mi trema così fra le braccia e controllo un raggio di fuoco per creare quell'intensità di propulsione necessaria a Ok, generare calore. quindi voi quattro a quanto pare vi lanciate e siete in aria, mentre appunto questo enorme pallone vi sta portando giù. Se Rallenta un po' però. un pochino all'inizio rallenta, ma la scena che vedete principalmente è quella dell'enorme aeronave accanto a voi che altre due esplosioni, dopodiché si spezza in due e
ancora unita, ma ormai a pezzi, crolla dal cielo e va a calare a picco, e ovviamente molto più veloce di voi, perché la nave non ha, ha un peso non indifferente. Siete voi quattro che state scendendo di impicchiata con questo enorme pallone aerostatico. Piano F! Continuate a cadere verso il basso. Mentre stai cercando di sparare al, all'interno per mantenere, cioè mantenendo l'energia al minimo, Pichan di colpo fa uscire un colpo più forte degli altri e crea un buco al centro del, del vostro telo. No. Sotto di voi vedete Khan che sta tenendo l'ira e hanno quasi come se fossero due enormi ali fatte di piume che si stanno dirigendo verso il basso a una velocità tranquilla e comandata dalle ali. Nel momento in cui si rende conto che finalmente per fortuna è ancora vivo, vede questo lenzuolo che inizia a pendergli da un lato, gli dà uno strattone, ne afferra un angolo e istintivamente richiude le ali per gettarsi a picco nei confronti di Xeni, che era quella che gli stava più vicino, e poi andando a raccogliere gli altri due. Lui vi prende, siete dentro questo enorme saccoccio nella quale voi non vedete nulla, a parte ovviamente il la parte del busto di Glass, e vedete Glass è... ci sono tutti i rami che piano piano si infrangono contro di te, Glass, perché tu stai cercando di andare ovviamente verso quello che è il mare, ma l'enorme giungla comunque si oppone tra te e il mare, e a un certo punto Nero. E allora io mi muovo, e dato la mia mole, il mio importante peso, che tra me e Pichan si sente, cerco di dimenarmi e impigliandomi al telo faccio cadere tipo una parte, rimango appesa, con il telo sotto la pancia e le mani aperte. Ok, sono viva. Sì, e vedete proprio anche dei rami che sono entrati ovviamente dentro il telo. Cioè, sai che stai tipo dondolando con il telo, e se li vuoi... Se dei rami sono rientrati nel telo, se è possibile mi sveglierei e troverei tipo un ramo tanto così dalla faccia, tipo cosa, mi aggrappo al ramo per un attimo alzarmi. Potrei urlare: va tutto bene, va tutto bene, siamo nel vuoto, cos'è successo, dove sono? Sì, ma io vedo il terreno, quindi va bene. Sì, abbasso lo sguardo e... Sì, Xeni, tu hai accanto a te un buco che si è aperto nella rete, e a occhio e croce ci saranno un 6-7 metri di distanza dal terreno. Cazzo, le orecchie tutte appiccicate. E quindi sbalacco un po' per provare a ad aprire il telo. Comunque io diciamo un po' di artiglia alle mani, quindi provo proprio, sì, a graffiare per aprire il telo. Ok, vedi il viso di Miranda che ha questo ramo proprio di fronte alla faccia, quindi ce l'hai a pochi metri da te, e sotto vedi questo piccolo foro con Xeni accanto che fa proprio da peso a tutto quello che è il telo. Io la prima cosa che faccio è toccarmi il viso per sentire se ho gli occhiali. Ce li hai. Ok. Grazie, allora mio. Mi ritengo. Perché questa è la cosa che faccio davvero. Anche nella vita vera, quando mi sporgo al terrazzo e mi tengo gli occhiali. E ora? E ora troviamo il modo per scendere, perché la volta buona che... Urlo se non tocco terra entro 5 minuti. Poi mi guardo intorno. Dov'è? Glass? E ogni volta che qualcuno si muove io sento il telo abbassarsi. Sì, e poi appunto si abbassa sempre di più. E Xeni, tu accanto a te senti il fuoco che piano piano cerca tipo di... I fili cominciano tipo a sfibrarsi tra di loro. Tu, Glass, tu ti risvegli accavallata su un ramo. E con questo enorme ramo sul tuo stomaco, e per un attimo hai fame di aria perché hai preso una bella botta. Vedi questo enorme fagottino, ci sono parecchi rami che in pratica si sono infilati all'interno. Dietro di te senti il rumore di fiamme e ti giri
E vedi, quello che rimane dell'enorme aeronave, ormai completamente distrutta, e con una scialuppa di salvataggio, come si può vedere anche dallo sfondo, che è completamente in fiamme, non c'è nessuno sopra, e non ti sembra di vedere ancora qualcuno, però sei anche lì a una ventina di metri di distanza. Oh, siete vivi? Fermi! Siete no, vivi muovetevi. Tutti? Tu non ti devi muovere! Tutti vivi! Io mi sto muovendo! Gavin! Non sei... Sì, Gavin? Sì! Secondo i miei calcoli, una caduta di 3-4 metri potrebbe essere fatale in questo momento. Nonostante ciò, siamo vivi. Quindi allora aggrappatevi a un ramo! Dico, voglio aperte mentre ciondo. Io abbraccio il ramo che mi ha accompagnato nel risveglio, perché non voglio cascar giù. È diventato mio amico il ramo adesso. Ora, mentre loro stanno chiacchierando, io vorrei un attimo analizzare per bene la situazione. Cioè, nel senso, ok, siamo su un albero, siamo a 7 metri, 8 metri altezza, però come si è fatto quest'albero? Cioè, se siamo dentro una giungla, quest'albero comunque avrà una sua struttura che gli permette di resistere a degli spostamenti, a dei pesi, a qualcosa. Io voglio capire se c'è una strada per scendere di ramo in ramo senza per forza doversi spiacciare in terra. Questo è un enorme albero che crescono molto, sono molto comuni nella costa tra Iberus e Valoria. Gli alberi delle zone di Valoria sono molto famosi per essere non dei baobab, ma dei begli alberoni abbastanza resistenti. Cioè, sai che comunque hanno più o meno un tronco che va sui 5 metri di larghezza. Appunto, i rami sono belli resistenti. Miranda, che si sta tenendo uno di questi rami, cioè, nota che proprio non si spezza. Appunto, l'unica cosa che si sta tagliando in questo momento è l'enorme telo. Allora, quello che faccio come prima cosa, visto che il telo si sta rompendo, è tentare di aggiungere la mia forza fisica ai rami dell'albero per tenere su il telo. Comunque, tu non sai da dove stai prendendo questa forza, ma stai riuscendo ad alzare il telo. E Xeni, tu vedi il buco accanto a te che piano piano si alza e va verso sinistra. E piano piano diventa più in alto, però tu cominci a rotolare per sempre, okay, rimanendo sempre sul centro. No. Utilizzo un mio punto fabula. Queste ombre strisciano dal di fuori del mio braccio, che stavano avvolgendo il lato destro del mio corpo, scendono, si avviluppano intorno ai rami dell'albero su cui sono io, arrivano fino a terra, alcune divampano via, altre invece risalgono per il tronco dove si trovano gli altri e iniziano a risanare in un qualche modo il foro e a spingere verso l'altro Xeni in modo tale da bilanciare il peso e quindi aiutare Gavin a non cadere e a portare Xeni su uno dei tronchi, sia lei che a Pitchan. Ok. E ci sono queste ombre tutte a serpenti, come se fossero appunto i capelli di Klimt. E risalgono e ti porgono, creano due mani piene di uncini e artigli e ti porgono la tua mappa, quella che avevi perso. Che cos'è? Beh, questo sì che è un bel trucco. E lo dico mentre sono aggrappata al mio ramo. Sì, io mi dondolo leggermentissimamente e cerco con la manina di afferrare la mappa e toglierla da queste cose che non so cosa siano. Il telo, questo si strappa ancora di più con i rami e proprio cadono come degli enormi drappeggi questi teli che cadono a terra e voi quattro siete tutti su quello che è un enorme albero che fa parte di uno sfondo fatto interamente da un'enorme giungla talmente fitta che, tranne nelle aperture come ad esempio quella dove c'è la nave, la luce fa fatica ad entrare. Il tronco è abbastanza nodoso e ha diversi comunque rami che vi permettono di scendere abbastanza tranquillamente. E riuscite tutti e quattro, finalmente, ad arrivare alle basi dell'albero.
mentre tutti scendono, che io provo a ricomporre Pictionary, questa cosa devo farla manualmente però purtroppo, quindi recupero i miei oggetti, i diari di viaggio, le matite, e trovo anche gli elixir, lo tranguggio, questi mi faccio anche un po' di... perché è amaro, ho risistemato le cose, e mi vedete con le mani ai fianchi, che vi spio tutti. Io quando arrivo giù, proprio mi assicuro di avere la terra sotto i piedi e poi proprio... mi butto a sedere in terra appoggiando le braccia sulle ginocchia e faccio Madonna, non credevo, non ero così sicuro che ce l'avremmo fatta. Perché no? I lo scrivano, non sbagliano mai un colpo, caro Gavin. Voglio guardarti male mentre scendo dal mio albero, però non dirò niente. Mentre siete tutti là, state facendo questa cosa, Gavin, tu accanto a te senti. Io praticamente adesso sono appunto con le braccia appoggiate alle gambe, un po' con la testa abbassata, e quando sento il rumore, in base a dove lo sento, con l'occhio da insetto inizio a scrutare in quella direzione lì senza alzare la testa. E ti accorgi che ce l'hai tipo proprio accanto, ti sei tipo appoggiato a un masso, e proprio sopra il masso, accanto a te, vedi un pappagallo più o meno dalla grandezza di... un metro più o meno, con uno zainetto enorme sopra la schiena, ed è lì tipo che si sta pulendo le penne. A quel punto alzo la testa, lo guardo, e tu chi saresti adesso? Oh, quindi vi siete tutti ripresi? È tutto a posto? Insomma, mica tanto. Hey, se hai bisogno delle cure, tranquillo, tipo prende una pozione e vedi che nella pozione c'è un cartellino. Se vuoi posso tranquillamente prendermi cura di te al giusto pezzo. Sì, guarda, ti dirò la verità, non è che mi sembri proprio... non mi trasmette questa positività. Tipo, si mette proprio, tipo, è tutto impettito. Hey! Ho un nome da difendere, eh? E quale sarebbe questo nome? Mi chiamo Daniel De Bipis. De Bipis? Come, scusa? Daniel De Bipis. De Bipis. Grazie. Di grazia, Daniel. Come il tuo arrivo è piuttosto preventivo? Sapevi già che la nostra nave sarebbe caduta? No, ho visto la nave che cadeva mentre stava cadendo, appunto. Mentre stavo facendo uno dei miei voli di perlustrazione. Quale miglior luogo per fare dei soldi se non... In mezzo ai morti? Sì. Ottimo. No, in mezzo ai morti, no. In mezzo no, ai quasi no. Morti, hai ragione. Sì, in mezzo ai quasi morti. No, non capisco chi sta parlando. Io guardo attorno, però non vedo figure umane, no? Quindi non capisco da dove viene la... Io indico... un'offesa, scusa! io indico la nostra nuova conoscenza. Sì, sto parlando io. Oh... Comunque, ciao, Mastro De Bibis, io sono Xenia lo scriva. Oh no! Sì, e si è diplomata un anno in anticipo rispetto sì, a tutti gli altri. Sì, 17 anni! Allora, dai, perché non mi allora, avete mi fatto divertire? Adesso. Sì, sì. 200 zenith a testa! E siete a posto con tutto quello che vi serve. Io tipo mi siedo a terra e, insieme a Gavin, e vedi che le ombre iniziano a scivolare via intorno e prendono tipo le forme, alcune di queste tipo iniziano a diventare tanti piccoli pappagallini e iniziano a fare tieni sti soldi, 200 zenith. Oh. E prende i soldi di Gavin e li mette dentro il suo enorme zainetto. Ma no, ma ci stanno tutte quelle monete, cioè non vola più poi, vola così. Vabbè, ci servirà la scena tanto. Non siamo deboli come i Feralis. Scusami, tu che cosa saresti allora? Un po' io? Pensi che io sia uno di questi cosi? E indica Gavin. Le ombre tipo si fermano tutte, si uniscono e diventano tipo un mostro tutto blob dietro a Glass. Che gli fanno così e tipo Glass a una certa inizia a battere il braccio per buttarle giù. Noi siamo i Fiero Piuma. Siamo... Le Feralis? No.
Siamo... Animali. Come no? No, sono una fieropiuma. Sei un uccello. Allora, intanto calma con le parole. Non sono un uccello. Hai mai visto un uccello di un metro? E che porta uno zainetto così? Io lo fulmino un attimo proprio... Non, cioè, in questo momento zero tolleranza. Dio. Se non la smetti di fare arrogante, sarai la nostra scena. E basta. Ma lui è un fieropiuma. A lui in pratica vi dà tutto un set di pronto di set piccoli, tante cassettine di pronto soccorso. Comunque, se volete fare qualche piccola donazione per ricostruire il nostro bellissimo paese, nessun problema, siete i benvenuti. 200 euro per un elisir, 200 monete per un elisir, mi sembra una donazione del sangue. Quindi lo prendo per un no. No, aspetta, il tuo paese da dove viene? Da quale albero sei? Ti indica verso l'alto. Io cerco con lo sguardo quelle casette di legno che si mettono per gli uccellini in cortile, ma non ho idea di come sia casa sua. No, il nostro paesino tu non lo puoi vedere, non hai la vista adatta. Forse il tipino là sotto può vederlo, ma è una città che sta tra le nuvole. E dobbiamo ricostruirla. Okay. E quindi andiamo a vendere i nostri oggettini per... Perché dovete ricostruirla? Cos'è accaduto? Non sono affari che ti riguardano. Che gentile. Mi sembra abbastanza maleducato verso una possibile donatrice. Ma, fammi capire. Io guardo Gavin un attimo, tipo, in che senso? Ma no, ha tolto. Voi, fiero piuma, non avete visto il drago scintillante che ha battuto la nave? Non l'avete visto? Non è per quello che siete in rovina? No. No, sono successe tantissime altre cose. Ma è una storia molto più antica delle vostre stupide diatribe tra feralis e umani. Sto parlando di un drago. Va bene, ci sono tanti altri affari che mi aspettano. Se nessuno ha intenzione di fare una donazione, io vado via. Buona fortuna con la ricostruzione di Fiero Piumalandia. Grazie mille e spero di rivedervi. No, io spero di no. Io aspetto che vada via. Rimango per un attimo a braccia concerte a osservare nella direzione in cui scompare. Poi mi giro verso gli altri. Certo che si fanno incontri molto strani quando si viaggia. Io prendo un elisir, un rimedio, okay. E noto che c'è Glass seduto con lo sguardo basso e tutte le ombre attorno, quindi lui nel suo campo visivo vedrà giusto la mia mano cicciottosa. E per la mappa? Ti prenderò l'elisir. Grazie. Mi faccio cadere di culo, perché sono messo stanca, sono fracca, quindi... occhi col tuo, sono seduta di fronte a te come fanno i bambini, no? Con le gambe non riesco a chiuderle, quindi sono abbastanza comoda. Lo fanno anche le ombre in miniatura, ci sono tanti te sedute allo stesso identico modo. Insomma, ma... ti vedi sempre più scuro il suo sguardo. Scusami Glass, tu non controlli quelle cose? No, mai fatto, una volta ogni tanto danno una mano, però il 90% del tempo fanno questo, quello che vedete. Nel frattempo ne schiaccia una perché gli sta rompendo troppo il cazzo. E questo è nuovo. E poi ritorna. Mi era sembrato però che quando siamo stati attaccati sulla nave e anche quando mi hai portato la mia mappa, ancora ti ringrazio, tu abbia dato la tua volontà a queste creature. Non è esattamente la mia volontà. Non ho capito perché lo facciano. Sono come... non lo so che cosa sono. Fanno cose. Hai da sempre questa capacità? No, perché non è una capacità. No, non ce l'ho da sempre perché non sono me. Ritrovato e ora ce le ho qua in asilo. Quindi... è come se fosse qualcosa che ti segue, qualcosa che è attaccato a te. Ti alzo il braccio, tipo
è attaccato a me, ma non sono mie. Non è stata una scelta mia averle. Mi rigidisco un po', usando entrambe le mani, aiutandomi, cerco di rialzarmi in modo un po' goffo, mi spolvero i pantaloncini e dico: beh, io volevo solo dirti grazie. Faccio un mezzo inchino e mi dileguo. Mi alzo e mi rimetto le mani in tasca. Sì, ecco, anch'io volevo ringraziarti a dovere. Mi hai salvato due volte, insomma. L'avrei fatto con chiunque, non siete speciali. Sì, ma l'hai fatto con me, quindi... sono riconoscente tutto qui. Sì, ma l'idea del telo era mia. Boh, andiamo? Beh, vogliamo provare a muoverci verso un centro abitato? Ok, ritiro fuori la mappa, cerco di ricostruire l'area di caduta per avere almeno un riferimento base della nostra posizione. Quindi sei comunque alle coste di Valoria e sei abbastanza vicino, cioè sei le coste che vanno da Valoria fino ad arrivare a Iberius. Ci vuole almeno un giorno di percorso a piedi per muoversi attraverso la giungla e non hai una mappa dettagliata della giungla in sé. Dobbiamo controllare le scialuppe. Forza! Potrebbe essere rimasto ancora qualcuno vivo. L'ultimo vedi che si desta da tutto quello che stava facendo e parte senza pensarci due volte. Però aspetta, no, io non posso muovermi a quella velocità. Mi giro verso Gavin. È una mia impressione o il nostro amico non... È come se non volesse tanto... che noi capissimo che cosa gli passa per la testa. Io mi avvicino a Miranda, anche perché appunto mi muovo per andare dietro al glass. Magari è un tipo riservato, alla fine ci conosciamo da poche ore, però se posso darti un consiglio, non per essere arrogante, diciamo magari che ho più esperienza. Non gli piace molto che a quanto pare si prenda appunti su di lui, quindi se vuoi entrare diciamo un po' nelle sue grazie, se vuoi si sbottoni un po' di più, ti consiglio di smettere di farlo. Beh, se questo è un problema, ok. In realtà pensavo che magari avrei potuto scoprire qualcosa di più sul suo conto. Insomma, non sembra molto entusiasta di avere quella massa di ombre addosso. Pensavo di potergli dare una mano, forse. Credo sia in parte nel mio campo di studi, non so se mi spiego. Onestamente non è il mio campo di studi, quindi mi fido di quello che dici. Quello che posso dirti da uno che vede esternamente e che comunque un po' ha studiato è che sì, sembra scocciato, ma probabilmente anche io mi sentirei a disagio se avessi un tale, chiamiamolo, potere, ma non ne avessi il pieno controllo, se non potessi controllarlo. E magari nemmeno lui capisce bene quello che gli sta succedendo. Ci andrò un po' più piano, allora. Proverò a seguire il tuo consiglio. Richiudo il taccuino e guardo un attimo Gavin. Glielo porgo, magari può interessarti, e soprattutto se magari potrebbero essere d'aiuto per entrambi, perché no, insomma, tra colleghi, anche se io sono solo un apprendista ancora. Allora te lo sfila delicatamente dalle mani. Se dovessi aver bisogno o volessi consultare i miei appunti, per quanto siano principalmente riguardo biologia e anatomia di Feralis, ne sarei felicissima, perché è anche in parte il mio interesse, o quantomeno ritengo che possano esserci informazioni utili alla mia ricerca, quindi ne sarei onorata. Allora lui frega un po' tra le sue cose, tira fuori un quaderno, non proprio un taccuino, qualcosa di un po' più ordinato, un po' più elaborato, e te lo porge. Sì, non farti troppi problemi, sei un apprendista, ma anch'io un tempo sono stato un apprendista e sono dell'idea che
nel nostro campo il classismo sia più un ostacolo che altro la condivisione delle informazioni e soprattutto il permettere alle nuove menti di svilupparsi liberamente nella giusta maniera porterà a un futuro più radioso per entrambe le nostre razze. Mi scappa un sorriso, cioè mi si arricciano le labbra tipo in un sorriso. Sì, credo tu abbia ragione. Mentre vi avviate verso la zona della caduta della nave, e piano piano la luce, sia ovviamente quella del giorno, si fa avanti, sia anche la luce artificiale proveniente dalle fiamme, che più vi avvicinate, più notate che ovviamente i marinai stanno cercando di fermare quello che è l'avanzata delle fiamme, e le uniche persone che vedete sono quelle che era la ciurma, tra cui anche il capitano che vedete lì, ah lì, ferma quella fiamma, aspettate, mentre sta dando martellate alla nave cercando di salvare l'insalvabile. Che quindi non vediamo né Khan, né Elios, no, quelli li avevamo visti volare via. Cioè via proprio, non sono atterrati qua vicino, va bene. Siamo qui per aiutare! Le ombre si ritraggono! Si deve scrivere! Allora qualcun altro vivo! Piction, scusami, riprendo la maniglia da quello che si estrae dalla schiena e sollevo con facilità questi 40 kg in realtà di metallo, lo appoggio della bocca facendo uno splash enorme, quindi lo riallungo e gli dico ok, dobbiamo usare l'acqua. Uso il mio cannone, il mio magico cannone, per creare tipo delle esplosioni di pioggia verso l'alto in modo da cercare di attenuare l'avanzamento delle fiamme. E quindi sei lì, stai dando una mano. Bagno tutti ovviamente, anche il capitano, la ciurma, però vabbè. Vabbè, tanto lui per lui è anche un piacevole, perché comunque tra le fiamme e l'acqua l'arrivo un po' anche del tuo aiuto. E Miranda e Gavin, che penso che voi siete quelli un po' più indietro nel gruppo, sentite dei rumori dalla giungla dietro di voi e spunta il nostro caro Lira, un po' malconcio. Ehi, tu... Io mi avvicino, sì, quando lo vedo. Sono Lira, tutto bene? No, per niente. Mi hanno rubato la mia chiave. E Khan? Khan ha cercato di fermarli. Li ha inseguiti e mi ha detto di fuggire. Sono fuggito. Ok, una cosa alla volta. Intanto venga, l'aiuto a uscire da, insomma, dalla vegetazione. Avviciniamoci all'aeronave, magari avranno da bere anche per lei. Non abbiamo tempo. Chi ha rubato la chiave? È stato, penso, il drago. Era nella sua forma umana. Che forma aveva? Sì, i draghi, voi forse non lo sapete, non lo sanno tutti, ma hanno una forma da feralis, scusate, non umana. Per me sono più o meno la stessa cosa. Ed è arrivata lì insieme a un gruppo di soldati. Abbiamo provato a fermarli, ma tra l'attacco del drago, il mio incantesimo per proteggere tutti, l'incantesimo utilizzato per riuscire a sopravvivere, non ce l'ho fatta. Era troppo forte. Questa chiave, perché è così importante? Apre una delle volte degli antichi. Io smetto di prestare attenzione a quello che faccio e il rinculo del cannone dell'ultimo colpo mi fa cadere più Pic Chan che rotola. Antichi? Sì, la volta, cioè, prima dei draghi c'era qualcosa, c'era qualcuno, e no. Hanno costruito delle cose che noi chiamiamo volte, delle antiche rovine, mettiamolo così, alla quale è impossibile entrare se non si ha la chiave. E perché questo drago era interessato così tanto a un oggetto così peculiare? Perché... La domanda è perché tu ne hai una? Anche quella ce l'avevi al collo e andavi in giro. Ero stato prescelto da memoria per portare la chiave e
Dovevo portarla a Valoria. Ok. Forse abbiamo il motivo per cui quel drago ha attaccato. Siete gli unici ancora in grado di stare in piedi. Quando dice mi rialzo subito, c'è una... Si trova sto tempio che aprono questa volta a Valoria? No, è qui vicino. Tiro fuori la mappa. Sapresti indicarvelo? Guarda la mappa, tenendosi un fianco, e notate che si apre un po' la sua veste e c'è una ferita non indifferente. Qui indica un punto, ovviamente, nella mappa. Sì, dovrebbe essere qui, vicino al mare. Mentre lo dice, io sono... mi accorgo della ferita e sono preoccupata perché comunque lui è un'autorità, no? A memoria. Dato che è il posto a cui vengo. Per un attimo mi estraneo e non sento la sua risposta. Uso la magisfera per curarlo. La sua ferita comincia a rimarginarsi. Per un attimo tipo ti ferma. Poi lascia la presa. E... Lo so fare. Ok, grazie. Io guardo dove ha lasciato il dito sulla mappa. Cerco di ricostruire un attimo le sue ultime parole. Dovrebbe essere qui, in mezzo al mare. Appunto, quella era la chiave delle maree. Doveva aprire la volta... del mare. Okay. E questo oggetto doveva essere trasportato proprio per non essere usato da nessuno. O diciamo per emergenza da Valoria stessa. No, non sapevo che Valoria avesse esteso una richiesta simile a memoria. Ci sono altri scenari dietro? Sono abbastanza complessi gli scenari che ci sono tra le varie nazioni. Mi perdoni, signore, ma non mi sembra il momento di fare il misterioso. Dei draghi sono tornati, adesso blaterate di entità antiche che si possono nascondere fra di noi. Sono tornati, appunto. E Valoria ha deciso di rispondere, prendendo quello che c'è all'interno della volta. E cosa c'è dentro la volta? Uno degli artefatti. E cosa ci faccio con l'artefatto? Sarà sicuramente un'arma, probabilmente, o qualcosa che potrebbe portare gli umani a vantaggio nel conflitto tra i draghi che si stanno facendo di nuovo presenti nelle nostre terre. Non era il primo drago che veniva visto, ne hanno visto un altro, e quindi Valoria ha deciso di rispondere. E naturalmente l'essere umano sia mai che brandisca la pace. È molto più semplice e vittorioso brandire una sciatta guerra. Un'arma ma più grande porta certe volte la pace tra i popoli. Cos'è il ritorno dei draghi è terribile. È una storia catastrofica. Potrebbe accadere di tutto, potremmo estinguerci. Parole sagge da una donna così piccola. Grazie, signor. Io non asseconderò nessuna delle due fazioni. Ma in questo momento i draghi hanno la chiave. Per questo sto chiedendo se potete andare a prendere la chiave. E se un drago si scatena la guerra, no? Quello che è successo a voi e a noi è una dichiarazione di guerra bella e buona. Mi piace. Avete questa cosa è dolce quasi da sottolineare il diverso, perché rendere tutto uguale sarebbe noioso, monotono. Noi e voi, perché eravamo nella stessa nave. Per me umani e Feralis sono la stessa cosa. Se avessero voluto prendere soltanto me, avrebbero fatto altro, non sarebbero andati sicuramente a distruggere un'aeronave con un pubblico all'interno. Forse, mi perdoni, ma lei non era l'unico obiettivo all'interno di quella nave? E chi altro potrebbe essere oltre me? C'era... Mastro Helios. Sì, è vero, il capitano ha detto che era una figura molto più importante di lei. Che guarda caso non è qui presente, da quanto mi risulta. Quanto è probabile che un drago possa assomigliare a un umano molto giovane e attraente? E... Era una donna con i capelli scuri, lunghi e due ali sulla schiena. Avevano tutti le ali, quelli che si sono aggrappati al bordo della nave. Quelle persone in armatura che sono salite. Ti guardo e faccio... Elios, a te ha dato un pezzo di mappa. Sì.
Io cerco dentro Pixion, apro Pixion, cerco, tiro fuori questo frammento di pergamena dove riconosce a malapena memoria, poi non mi ricordo se c'era altro in vista. Posso chiedertelo? Io glielo mostro qua. Però l'ha dato a me, è mio. Ci sono le ombre che si innalzano comunque intorno. La prende. Vede che per un attimo chiude gli occhi, tiene il pezzo di fronte a sé. E per un attimo, quasi come se l'aria si facesse molto più umida intorno a lui, delle goccioline d'acqua cominciano ad alzarsi. Quel pezzo di carta viene interamente coperto da una sfera di acqua. Ehi! E quando provi ad avvicinarti, c'è qualcosa che si oppone a te. Intravedete dietro di lui, come se fosse in un'enorme trasparenza, quello che è un'enorme carpa. E riapre gli occhi di botto, l'acqua cade tutta a terra, la sfera scompare, il pezzo di carta è ancora integro e te lo ridà. E a riguardarlo sembra cambiato. Quella non è lo stesso? No. Quella è la volta delle maree. Ho chiesto consiglio a un amico. Mentre lui dice questo, io faccio qualche passo indietro, tiro fuori il mio quaderno di il mio diario di viaggio, perché se ti ricordi avevo iniziato a ricopiarlo, uh-huh. E confronto i due disegni, cercando di creare uno spazio negativo fra le parti che sono cambiate, quindi quali punti sono cambiati. Non è cambiato molto, ma le zone si sono rimpicciolite ed è come se fosse un altro luogo con poche stanze. E fanno vedere anche una parte esterna che sembrerebbe una giungla. E si va a riconnettere al luogo dove ti ha indicato Lira. Rimetto la pergamena all'interno del mio diario e me la imbusto bene addosso. Se hai bisogno di quella chiave la andrò a prendere, ma qualsiasi guerra si scatenerà non ho intenzione di metterci un dito. Guerra? No, grazie. No, non posso tornare a casa dopo aver scatenato una guerra, mia madre mi sgriderebbe. Quindi dobbiamo trovare un modo per entrare lì dentro. Ovviamente se voi quattro mi darete una mano ad affrontare questa situazione e a trovare quella che è una soluzione, sicuramente questo non passerà inosservato a Valoria o a chi riavrà questa chiave. E noi ti aiuteremo a trovare qualsiasi cosa tu abbia perso, ma nessuno di noi morirà, nessuno di noi, a meno che quelli non vogliano, nessuno di noi parteciperà ad una guerra, e se ciò accadrà io non ne sarò felice. Si avvicina a te. Quando leggo un linguaggio del corpo non, cioè, che pare sì. Aggressivo, mi viene istintivo fare un passo e mettermi fra Glass e Lira. Senti, se tu pensi che io odio i Feralis, non avrei scelto Khan come guardia del corpo. Io e Khan siamo cresciuti insieme, a Lira, e non sarei mai voluto venire in questo luogo di merda, ok? Quindi cerchiamo di abbassare i toni. Ho cercato di essere il più educato possibile. Ma qui stiamo parlando anche della vita di un mio amico. Ti faccio risparmiare il fiato, non mi interessa niente. Non mi interessa quello che pensi, non mi interessa quello che dici, non mi interessa il tuo rapporto. Xenia, allontanati. E non mi interessa assolutamente niente, né della chiave, né dei draghi, né del luogo sotto le montagne, né del luogo sotto i mari, né tantomeno dove vai a passarti le tue bellissime amorevoli vacanze. Io finisco di prendere i miei appunti, faccio il punto sul taccuino. Il drago non penso che sia un drago lumaca. L'ultima volta che l'ho visto aveva le ali. Per questo dobbiamo sbrigarci. Lui non ha la zona precisa. Ma questo è un altro punto. Se noi non abbiamo la chiave, come pensi che potremmo andare sott'acqua a fare queste cose assurde? Avete me. State parlando con un evocatore, colui che può chiedere consiglio agli spiriti. Quindi, beh, qualunque cosa sia, io sono d'accordo con Glass. Non ci devono essere guerre. Non si deve far male più nessuno. Che brutta bestia la politica. Sì, basta parlare di spiriti e di queste cose. Se dobbiamo andare, andiamo. Gli spiriti. Sagge parole. Sì, sono d'accordo. Dunque, di qua. Quindi prendo Pixan, me lo appoggio in spalle, che si aggancia allo zainetto, e provo a fare strada. Vi avviate all'interno di quello che è la giungla
in cui siete sfortunatamente atterrati e piano piano vi inoltrate all'interno fino a quando in lontananza un enorme raggio dal cielo si illumina nella direzione in cui vi state dirigendo. E qui chiudiamo questa seconda sessione